Oggi parliamo di farmaci utilizzabili nell'insonnia dei pazienti che hanno problemi di demenza. Ci sono, prima di arrivare ai farmaci, certamente ci sono alcune regole fondamentali da ricordare, che sono anche quello che ci siamo detti nelle volte precedenti. L'insonnia di recente insorgenza è prima di tutto un sintomo e quindi mai dobbiamo chiedere al nostro medico curante: dottore, mi dia qualcosa per farlo o farla dormire, perché non è questo il più delle volte il problema. Il problema che ha causato l'insonnia, come abbiamo visto, può dipendere da tanti fattori fisici, ambientali e quant'altro, oppure da nuove fasi di malattia che comunque devono essere interpretate dal medico. Voglio togliere alcuni equivoci su alcuni termini che alla fine sono ingannevoli. Parlare di sostanze naturali è improprio, anche i farmaci cosiddetti alternativi, omeopatici, hanno sempre una base chimica, quindi non prendiamoci in giro, ecco. Né esistono farmaci leggeri o pesanti, a volte bisogna comunque avere una grande cautela, ecco, nella valutazione di tutte queste possibilità. Le regole fondamentali poi rimangono anche sulla somministrazione di questi farmaci. Tranne rare eccezioni, bisogna evitare la somministrazione al bisogno. Il mio familiare c'ha insonnia, oggi non dorme, allora gli do 10 gocce di, 15 gocce di, poi magari durante la notte si sveglia di nuovo, gliene do ancora altre gocce. Questo è un atteggiamento da evitare in modo assoluto, e ricordando di partire sempre dal dosaggio più basso possibile nel somministrare questo tipo di farmaci. Ci sono farmaci comunque controindicati, perché più delle volte, per antica abitudine, come farmaci per dormire o comunque per calmare, sono state usate per molto tempo le benzodiazepine. Sono una famiglia di farmaci con una grande tradizione, adatta spesso alle persone giovani, assolutamente inadatta e controindicata negli anziani. Perché? Perché hanno due effetti propri del farmaco, che uno è quello di abbassare il livello di attenzione. Voi capite che nei nostri pazienti l'attenzione è ormai un sottile filo che lega il paziente alla realtà, un filo sottile e fragile. Quindi bastano 10-15 gocce date nel momento sbagliato per rompere quel filo. L'altro elemento altrettanto pericoloso è l'effetto che questi farmaci hanno sulla muscolatura delle persone. Cioè sono dei miorilassanti, quindi riducono il tono muscolare, il che vuol dire in una persona anziana che ha già dei problemi muscolari di atrofia che le cadute diventano particolarmente facili e possibili. Farmaci, vi butto lì qualche nome, ricordatevi anche quest'altro aspetto. Questi farmaci hanno una diversa durata d'azione, NEN e Valium hanno un'azione, una durata d'azione doppia o tripla rispetto ad altri, e ovviamente in questo caso la controindicazione diventa ancora più assoluta. E infine non contano le dosi, gli effetti indesiderati di questi farmaci si possono avere a qualunque dosaggio. Tenete presente, per esempio, che a volte è abbastanza frequente nei nostri familiari malati che, oltre a problemi cerebrali, ci siano anche magari problemi di reni che funzionano un pochino meno. Basta poco, perché l'assunzione apparentemente di poche gocce o di basso dosaggio di un farmaco, con l'effetto accumulo che si può creare, diventi invece un'azione assolutamente negativa. Arrivederci.